Per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere. Beh, una bella idea. Che ne dici? Coetanea è una bella idea perché leggendo si allunga la vita, cioè non è che si allunga nel senso del punto di vista del tempo, ma si migliora. È come avere un litro d'acqua che se metti una roba dentro, mi piace, non so, il chinotto, avere un litro di chinotto è meglio, è sempre un litro unità di misura, quindi il tempo è quello lì, campiamo, però più leggi più metti delle cose positive. State molto attenti ai vostri sogni, sì, perché corrono il rischio di avverarsi. Quando mia moglie si sveglia alle 6:30 perché deve lavare, stirare, fare, io invece cazzeggio, faccio quello che fa l'artista, da lì in poi fino a verso le 8:30 faccio dei sogni meravigliosi che sono molto nitidi, però no, spero che non si avverino. Qualcuno è impossibile, sono sogni erotici, quindi neanche... Si stava meglio quando non venivano i turisti, perché certo. Il sogno dei Liguri è che la gente prenoti, no, devono prenotare, mandare i soldi e non venire, questa è la prima cosa da fare. E quindi non si può avere, invece il bar era il centro meraviglioso del cazzeggio dove la gente era libera di dire le cose che poteva dire. I ragazzi, quelli giovani, quando entravano nel bar c'erano i vecchi, per me siamo quelli come me, che li trattavano malissimo, c'era il terrore di quegli anziani e c'erano due biliardi molto belli. Io dico, in mezzo a questi anziani c'era uno che una volta ha perso un occhio a lavorare e gli ha messo un occhio di vetro, bellissimo, che nel biliardo a volte sono equivalenti le distanze tra la bianca e la rossa, e quindi uno dice bianco, lei dice no, è bianco e rosso, e dicevano, ci giravano, dicevano, scusate, c'è mica qualcuno che ci può buttare un occhio? E si levava l'occhio di vetro, lo metteva sul biliardo, questi erano attaccati al muro così terrorizzati, stava un po' fermo, poi muoveva l'occhio e poi diceva rosso, se lo rinfilava e dava il punto perché ci aveva buttato un occhio. Ora, il modo migliore per realizzare i tuoi sogni è svegliarti. Io non sono per svegliarsi presto, sono molto lento, sono più bradipo. Quindi forza bradipo, io starei anche, mi atterrei un piede di qua, un piede di là. Che col Covid invece mi sono trovato mio papà un anno in casa e ho scoperto un personaggio straordinario. Lo porto, mi porta sopra Corniglia, in cima in alto, a 600 metri, dove ci sono ancora le castagne, quindi è un posto alto. Lui mi diceva, vedi qua mia mamma, quando ero bimbo, mi mandava qua a 7 anni, di notte, a far la legna, a 7 anni, perché di notte? E lui mi guarda candidamente e mi dice, perché di giorno lavoravo 7 anni, io ci sono rimasto molto sconvolto, mi dice, poi mi facciamo male i piedi, tu per forza, su e giù sto monte, dice, no, ma perché ero scalzo. Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi di sogni. Che dici? Che per me che non esercito è meraviglioso, infatti io sono un teorico, sono un armonizzatore e io seguo le ragazze che si lasciano, che vanno con gli altri, perché li accompagno finché non vanno con un altro, si chiamano uomini guado. E la Merini, una volta che l'ho intervistata, ho avuto il piacere, c'ho anche una bella dedica su un libro che mi ha fatto, ha detto una roba meravigliosa che diceva, Dio invidia gli amanti, ma non mi ricordo perché. A un certo punto c'è un piccolo totanetto, la madre dice, mi raccomando non uscire dalla grotta, se no ti pesca. Un giro, sente le storie dei vecchi totani che gli raccontano delle cose incredibili, però abbiamo visto la cosa più bella del mondo, una roba incredibile, noi che siamo in fondo al mare, al buio, eccetera, abbiamo visto questa cosa meravigliosa, rotonda, gialla, meravigliosa, che è il sole. Vale la pena rischiare la vita per vedere questa cosa tonda, gialla. A un certo punto vede a pelo dell'acqua questa cosa rotonda, gialla, un giorno prende parte, si avvicina, un giorno sì, un giorno no, riesce a uscire un poco, fu un palmo dall'acqua, vede questa cosa rotonda gialla e dice, sei bellissimo. E il limone gli risponde, anche te non sei mica male. Ora, cioè... Però sul dormire, vi raccomando, potete sognare, potete leggere, ma soprattutto Lexotan, soprattutto 10 gocce di Lexotan, andate dove volete.